Danzando a quattro mani, atmosfere e suoni dal mondo, l'arte si incontra. Nocera Superiore, grazie ad un evento promosso dai comuni di Nocera Superiore e Rocca Piemonte in collaborazione con l'associazione Nova Sociale, un sofisticato concerto a quattro mani eseguito da un duo d'eccezione, Rosita Gargano e Sabina Mauro. Le musiciste hanno proposto un ampio repertorio di musiche spagnole e danze di ispirazione popolare norvegese, slava e italiana con la tarantella, intersecandosi in un gioco perfetto con le coreografie di Anna Torino e l'Officina delle Arti. Le due talentuose musiciste hanno portato la loro maestria e passione per la musica con l'arte della danza in una location suggestiva quale il Battistero Paleocristiano del complesso monumentale di Santa Maria Maggiore, ed è stata un'occasione per visitare la mostra che ha messo in dialogo le più affascinanti arti, la danza e la musica, catturando l'attenzione dei visitatori, creando un dialogo affascinante e multisensoriale, dato anche dall'opportunità straordinaria di esplorare il museo archeologico, grazie anche alla collaborazione della Proloco Urbs Nocera, un autentico gioiello all'interno del Battistero e, rivelando il suo fascino intramontabile, l'ambiente denso di storia e la ricchezza del patrimonio artistico hanno contribuito a rendere l'evento un viaggio affascinante nel mondo dell'arte. Oggi, insomma, in questa location stupenda, quale appunto il Battistero Paleocristiano, finiscono, si chiudono. Possiamo dire che abbiamo avuto un bellissimo cartellone, tanta gente è venuta qui a Nocera Superiore, si è parlato tanto, quale appunto anche ultimo il concerto di Franco Ricciardi, dove avevamo fiumi di gente, quindi possiamo essere felici di questi eventi. Ed è effettivamente bellissimo, perché si unisce l'arte bellissima di questo Battistero, che è un segno ed un emblema del nostro passato che mai dobbiamo dimenticare, la bellissima musica di queste due bravissime attrici, cioè pianiste, le pianiste sono anche sicuramente anche attrici nei loro posti, sia Rosita che Sabina, e la danza, quindi la storia, l'arte, la danza, la musica, penso che unione più bella e più spettacolare. Ho sottolineato come questo luogo nasce per essere un luogo di culto e continua ad esserlo, però si presta anche, ecco, a questi momenti culturali, artistici, come è sempre stato, e noi siamo, ecco, come parrocchia sempre disponibili ad ospitare manifestazioni anche di rilievo come quella di questa sera.